Io devo dire che oggi siamo riusciti veramente a fare un'ottima partita, considerato le condizioni che eravamo, obiettivamente, e anche la fortuna ci ha aiutato, perché siamo sempre rimasti attaccati e ok, mentre nel terzo quarto devo dire che quando siamo stati avanti sono stati bravi loro a andare a trovare tre tiri giusti contro la nostra difesa, scelte buone loro, e hanno rimesso lì la partita bene. Ma quando nell'ultimo quarto eravamo ancora meno uno, due volte hanno fatto un canestro mentre veri allo scadere, e quello era pure, non era trovato, così pure un altro canestro di Ricci, anche lì poco trovato, e questi obiettivamente, non dico ci hanno tagliato le gambe, ma sono episodi poco fortunosi, e la fortuna è stata sicuramente dalla parte loro. E quindi ai miei non ho poco da dire, si sono battuti come dei leoni, abbiamo controllato le palle perse, sono stati bravi al rimbalzo, abbiamo combattuto contro una squadra che ha fatto il 44% da 3 e noi solo il 17%, abbiamo giocato senza Simoncelli, abbiamo giocato senza Rancic, facciamo fatica senza Simoncelli, senza Rancic, gioca Severini 31 minuti e voi sapete Severini cosa faceva l'anno scorso, e quindi insomma obiettivamente più di così era impossibile fare, giocare 40 minuti Ravaglietti, 40 minuti Ian, 40 minuti Castelli. I ragazzi sono stati encomiabili, sono stati bravi, però fino adesso non c'è ancora andata una cosa giusta, siamo convinti che insisteremo e la prossima partita possa andarci, la sfortuna possa darci quello che ci ha tolto in tutte queste occasioni. Ragazzi, sapete quello, l'affetto che io ho per Roseto, io ho detto, l'ultimo giorno che ho fatto i bagagli portare via da Roseto, giravo da solo come un deficiente per ricordare tutte le belle cose, le persone, e quindi c'era così, sono qua spesso, volentieri, dalle persone, insomma, e poi mi piace anche alla piazza fermarmi e parlare, non è una cosa che io faccio che ho fatto usualmente in altri posti, però qua c'era veramente, si era creato un bel rapporto e ha fatto molto piacere, ringrazio tutti i ragazzi di questo, e devo dire che sono invidioso che Roseto abbia un pubblico così, perché noi a Firenze purtroppo siamo esattamente nel deserto. Per niente facile, perché sapevamo la situazione di Firenze e anche la situazione nostra, che in casa facciamo leggermente fatica, diciamo. E sono contento per il risultato, ci sono tante cose da migliorare, però siamo una giornata alla fine della regular season, purtroppo oggi potevamo chiudere la partita prima, l'abbiamo fatto rientrare varie volte però importanti i due punti che valgono oro. No, è prestissimo, prestissimo, perché perdendo siamo fuori. Noi dobbiamo andare lì e fare il nostro. Io faccio un in bocca al lupo a Firenze, perché ho giocato 3 anni, ho bellissimi ricordi. Cioè, voglio col cuore che rimanga in DNA, perché se lo meritano, se lo meritano. Anche perché ci dà anche la consapevolezza che siamo ai playoff. E non chiedi, cioè, parliamoci chiaro, questa è una squadra che ha un grosso difetto, che è mentale. Noi quando pensiamo che siamo fortissimi, parliamo con tutti. Quindi dobbiamo un attimino mettere i piedi per terra e essere consapevoli. Quando arriviamo quando tocchiamo il fondo del barile, riusciamo a risalire. Quindi dobbiamo stare calmi in questo momento e lavorare queste 2 settimane che saranno importantissime per giocarci una partita importantissima. I risultati, se Dio vuole, insomma, sono andati bene, anche oltre al fatto di aver vinto le ultime 2, ci giocheremo tutto a Ferrara, ma possiamo sperare anche in un altro risultato. Però a parte questo, volevo dare spazio al mio staff tecnico, che io ho trovato qui, ma è gente che conosco da anni e quindi hanno fatto un grande lavoro, e volevo dargli spazio, quindi dai miei 2 assistenti e al preparatore atletico. Era una partita che
avevamo anche previsto che potesse andare su questi binari, perché diciamo che poteva essere uno spareggio. Sapevamo che Firenze si giocava la carta per la retrocessione e noi sapevamo che ci giocavamo l'ultima carta per i playoff. Prima, appena sono arrivato, ho sentito Stanic che ha detto una cosa giusta, che il problema nostro è mentale. Siamo una squadra che ci alleniamo bene durante la settimana, poi come prendiamo un piccolo break sembriamo tutti così, tutti un po' spesati, abbiamo sempre quei piccoli minuti per poterci riprendere, e di solito ultimamente lo stiamo facendo. La dimostrazione è stata a Matera, sapevamo che avremmo giocato le ultime carte qui a Firenze sapevamo che è una squadra tosta, una squadra che ci ha dato del filo da torcere anche con i lunghi, che sono dei lunghi atipici, perché Castelli oggi ci ha messo in difficoltà, Rapaglietti poi che non è un lungo, però spesso e volentieri uno contro uno, tre strettino ci ha messo in difficoltà, come il terzo e quarto quarto ci ha messo in difficoltà in post basso Young. Sono le classiche partite che il tiro da fuori a volte latita, ma noi penso che facendoci, nel momento in cui abbiamo circolato bene la palla, facendo lavori di penetra e scarica, facendo andare la palla dentro, giocando alcune volte alto basso, siamo riusciti a portarla a casa. Domenica Pier Paolo Marini ha fatto né, stasera è stato il primo cambio. Abbiamo cercato sempre di vedere anche, sì, volevamo mettere Pierpaolo su Bianchi, perché è uno con le braccia lunghe, con le braccia alte, cercare di dargli pure un po' fastidio. Poi è normale che in questi casi, quando hai una rotazione di 10 persone, se sei in partita, se poi fai 0-3, sei costretto per forza a cambiare. La partita di oggi ha peccato Genovese, ma peccato tra virgolette, perché poi se nelle rotazioni vedi che entra Zaira che ti gioca al numero 4, che non tanto ti ha fatto canestro da fuori, fisicamente è uno che poteva contrastare qualche rimbalzo loro, e tu cerchi di continuare così. Io, come per professionalità, sono abituato che nel momento in cui entri in campo, fino a quando i giocatori sono in campo, devono essere trattati come i nostri giocatori, quindi lui ha avuto probabilmente con me un feeling, diciamo, particolare, io l'ho coltivato anche nel momento di difficoltà. Qui, ma fa parte, magari riesco a entrare più in profondità su alcuni giocatori e magari meno in altri, in base alle loro tipologie, alle loro volontà anche, no? Con lui si è instaurato questo rapporto e ha avuto nel momento di difficoltà maggiore me come punto di riferimento, tutto qui. Cioè, poi ovviamente è un giocatore che noi dovevamo per forza di riportare in una condizione, lui è stato bravo a reggere e a dimostrare oggi, insomma, che veramente una mano importante ce la può dare. Anche in previsione a questo punto speriamo di un campionato che può andare avanti. Durante tutta la stagione abbiamo avuto degli alti e bassi, sia in campo sia fuori dal campo. Ovviamente, ritornando, come posso dire, per riuscire dalla fase di difficoltà, ci siamo uniti e compattati tutti quanti per riuscire ovviamente a vincere le partite e a uscire da questo momento di difficoltà, quindi penso che ovviamente rispecchia come tutta la stagione, però fatta da alti e bassi. E quindi...